Bene, eccoci qua. Allora, dopo un bel po' di video, sci, camminate con la neve, si torna con la bella stagione ai video di bici. Quest'anno, vabbè, io la bici non è che non l'ho mai mollata, anche d'inverno. Comunque, se riesco, continuo a fare dei giretti. Chiaramente, adesso con la bella stagione aumentano e aumentano anche le opportunità di fare qualche bel giro in zone interessanti. Quest'anno mi piacerebbe riuscire anche a fare qualche evento. Soprattutto eventi gravel. Sicuramente mi piacerebbe rifare la bike night come l'anno scorso, vediamo, è a luglio, dovrei riuscire a farla, ma mi piacerebbe mettere dentro anche qualcos'altro. L'obiettivo principale di oggi, oltre a farsi un bel giro, è quello di non prendere pioggia. Ci sono una serie di temporali, soprattutto verso nord, sui colli, sulle colline, ma anche un po', diciamo, verso ovest, ci sono nuvoloni neri, per cui si va verso sud, verso il sereno, e sperando che i temporali non vengano giù. Colgo l'occasione di questo giro per registrare un video che avrei dovuto registrare già un anno e mezzo fa. Ho ricevuto spesso, ricevo ancora delle domande sulla mia bici. Il video di oggi sarà una presentazione della mia bici con appunto qualche impressione dopo, praticamente sono 2 anni che ce l'ho. L'ho presa nel 2020, giugno 2020. Ormai ci ho fatto quasi 4.000 km, quindi insomma penso di poter dare un parere su questa bici. Allora, piccola premessa, prima di vedere nel dettaglio la bici. Ormai 2 anni fa, nel 2019, stavo cercando una bici da corsa. Volevo provare la bici da corsa. Siccome non ero, diciamo, del tutto convinto, non sapevo se poi mi sarebbe piaciuto, mi sono buttato sull'usato. Mentre cercavo, si iniziava a parlare di gravel. Ormai 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa, la gravel non era così diffusa come adesso, si iniziava a parlarne. E insomma, mi sono un po' informato e ho capito che più che una bici da corsa, quello che dovevo cercare e comprare era una gravel. Però il mercato dell'usato non era così diffuso come oggi. Si trovavano bici, ma erano di alta gamma. E siccome, appunto, per questo discorso che non sapevo bene se poi mi sarebbe effettivamente piaciuto come tipo di bici, preferivo l'usato. Usato non riuscivo a trovare niente che mi interessava, quindi sono andato sul nuovo, ma sull'entry level. Il mio budget erano, diciamo, ero sui classici 1.000 euro. Per cui mi sono guardato in giro, ho letto un po' di recensioni. Tra le varie scelte, quella che garantiva il miglior rapporto qualità-prezzo era la Triban, perché a discapito di un telaio magari meno famoso di altri marchi, però garantiva un sistema frenante, i freni e un gruppo di un livello decisamente superiore rispetto alle altre entry level. Quindi per, se non ricordo male, circa 700, 800 euro, 750 euro, mi sono portato a casa la Triban RC 520. Attualmente questo modello non dovrebbe essere più in produzione dal 2021. Sono stati fatti, la Decathlon, insomma, ha tirato fuori 2 nuovi modelli gravel, uno con sempre la monocorona, l'altro con la doppia corona come questo. Però quello che è cambiato, è il telaio. Sostanzialmente come geometria siamo circa sempre lì, hanno fatto però una grossa miglioria, che era uno dei problemi più grossi di questo telaio, cioè hanno allargato il carro posteriore. Io su questa bici posso montare pneumatici, diciamo col 700 posso arrivare a un 38 stretto, e poi il carro posteriore non accetta, cioè le ruote andrebbero a toccare i foderi, mentre la forcella arriva fino a 40, mi pare. Adesso nel nuovo modello hanno allargato il carro posteriore, quindi si riesce a montare sicuramente pneumatici da 40, forse anche qualcosa di più. Su questo modello l'unico modo per montare pneumatici di sezione più generosa è quello di cambiare ruote e passare alle 27,5. Allora lì la ruota è un po' più piccola e si riesce a montare pneumatici di sezione maggiore. Allora, vediamo adesso la bici. Allora, questa è la Triban, l'RC 520. Poi adesso io nell'arco degli 2 anni gli ho fatto qualche cambiamento, ma sostanzialmente la bici è questa, quindi monta dei freni ibridi, sono idraulici ma azionati da un cordino, per cui il cordino va a tirare una pinza ad olio, ai pistoncini ad olio, quindi è un sistema ibrido e costa un po' di meno del sistema tradizionale e funziona bene.
Sull'asciutto nessun problema, sul bagnato il limite tra il bloccaggio e il non bloccaggio è molto labile, quindi soprattutto al posteriore bisogna stare attenti, però frenano molto bene. Il gruppo è un Shimano 105, leve 105, destra-sinistra, davanti deragliatore con due velocità, cambio posteriore a 11 velocità, anche questo Shimano 105 con gabbia lunga. La guarnitura originale non è 105, è una guarnitura, diciamo, entry level della Shimano. Io qui gli ho fatto un cambiamento, ho messo questa Z-Race, questa ce l'avevo a casa, era in garage, da un vecchio progetto che poi non ho mai portato a termine, e quindi ho fatto questa sostituzione, vabbè, diciamo per il peso, questa pesa un po' di meno, ma poco di meno. La cosa invece più interessante è che questa è aperta, non ha la calotta che copre i cinque bracci, a differenza di quella Shimano, e quindi è molto più facile da pulire. Per cui questo cambio l'ho fatto perché avevo questa guarnitura in casa e non la utilizzavo, e questa è molto più comoda da pulire. Rispetto alla bici originale, io ho montato un manubrio da gravel, quello di Decathlon sempre, che ha un flare di 16 gradi, e poi per la modica cifra di, mi pare, 40 euro, ho speso 20 per la sella e 20 per questo reggisella in carbonio, presi su AliExpress, come avevo preso la guarnitura sempre su AliExpress. La spesa più grossa che ho affrontato su questa bici sono sicuramente i cerchi. Avevo un'idea, dopo circa un anno, anche un po' di meno, che la utilizzavo, volevo fare le doppie ruote, quindi un paio un po' più leggere da utilizzare su giri in cui andavo solo su strada, e magari un gravel leggero, quindi comunque una sezione un po' più larga ma pneumatici lisci, e poi volevo utilizzare le ruote originali con dei pneumatici un po' più grossi. Poi però mi sono accorto che praticamente per i giri che faccio non ho bisogno di due set di pneumatici e di cerchi, anche perché poi raddoppiare, cioè farsi due set di ruote, voleva dire due cassette e altri due dischi. Quindi ho cambiato le ruote perché volevo comunque delle ruote un po' migliori, però diciamo l'idea principale era quella di farsi il doppio set di ruote. Poi quando ho preso queste ruote della Hunt, sono dei costruttori inglesi, le fanno anche in carbonio, queste sono in alluminio. Sono abbastanza leggere, scorrevoli, non costano tantissimo. Certo, in rapporto alla bici è una spesa importante, è quasi un terzo della bici, forse anche qualcosina di più, però alla fine mi sono trovato talmente bene con queste che ci ho montato i pneumatici da 35 e mi va benissimo. Per quello che faccio io mi trovo davvero da Dio, quindi questo è il setup finale. La bici è a posto così. Spesa finale per questa configurazione sarò sui 1.300 circa, adesso non ho mai fatto i conti precisi. Ad ogni modo è un entry level con qualche aggiustamento, nuova, con la stessa cifra non mi sarei portato a casa una bici con queste ruote, con il reggisella e altre menate, ma diciamo così, questa circa è la cifra. E se l'avessi messa sul piatto per una bici già pronta non sarei riuscito a starci dentro sicuramente. Bene, in definitiva, cosa penso di questa bici? Allora, come già detto, io ormai circa ce l'ho da 2 anni e ci ho fatto un 4.000 km. Li ho fatti in salita, in discesa, sterrato, asfalto, con la pioggia, col sole, sono stato in montagna, al mare, sono andato in Slovenia, insomma l'ho portata dappertutto, mi ha portato dappertutto e mi sono sempre divertito, e quindi già secondo me questo fa capire che questa bici è chiaramente un entry level, ma permette di divertirsi alla grande. È una bici entry level, con questa bici non si cerca la prestazione, non si vanno a fare i com, è chiaro che con una buona gamba si possono fare anche quelli, però resta, cioè, ha dei limiti. Il telaio flette se si va a spingere sui rilanci, insomma lo si sente, non è una bici di alta gamma, è un entry level che fa quello per cui è stata costruita, e al prezzo che almeno aveva questa
dà un paio di caratteristiche che secondo me le altre bici dello stesso tipo non sono in grado di dare. La prima delle due caratteristiche è sicuramente sono sicuramente i freni. L'impianto frenante non è un semplice freno meccanico, ma è un freno ibrido, per cui c'è una parte meccanica che tira una pompa idraulica. Secondo componente che dà valore a questa bici è sicuramente il gruppo. Un gruppo 105, leve, quindi comandi, leve freno, deragliatore anteriore e posteriore, 105, guarnitura sempre Shimano, non 105 ma comunque onesta anche quella. E secondo me anche questo è un punto di vantaggio di questa bici. Su nuovi modelli la situazione è rimasta uguale. Il nuovo telaio dovrebbe avere, sicuramente ha questa novità col carro posteriore più largo. Ora non ho provato la nuova Triban, ma così direi che anche se costa un po' di più, credo che comunque valga la pena rispetto ad altre entry level che magari, ripeto, sono un po' più gettonate, hanno telai magari un po' più ricercati, forse che magari si riescono a rivendere meglio, ma alla fine secondo me tra le entry level questa vince a mani basse. Bene, allora sembra che l'abbia scampata bella, direi che i temporali si sono dissolti. Io onestamente ora non so bene dove sono, qui continuo ad andare per campi, ma ci bucherò da qualche parte. Se non altro la pioggia oggi non me la becco e questa è sicuramente un'ottima notizia. Quindi ti ringrazio per avermi seguito e ti ricordo, sotto guarda in descrizione troverai alcuni link e basta. Noi ci sentiamo nel prossimo video e magari sarà un altro bel giretto in bici, chissà. Alla prossima, ciao!